Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono venuto a riprendere la mia bestia perché gli ho fatto montare la centralina e un selettore di mappe dal mio partnership Sava HD. Vi lascio comunque il link in descrizione e troverete sopra nella scheda il suo link al canale YouTube. Siamo qui a Davison Gold Hills, dove mi hanno fatto il lavoro, molto disponibili in tutto. Vi lascio anche qui il sito del loro store. E adesso comunque ci vediamo in moto e proveremo questa nuova mappa che vi assicuro è veramente fantastica. Ci vediamo dopo. Bene ragazzi, eccoci qua in moto che finalmente possiamo provare questa mappa. Allora, iniziamo dalla prima. Adesso ho messo nella mappa Storm questa cisce nella farfalla, dando meno risposta alla moto, quindi la moto è più lenta nella risposta e la coppia diminuisce. In questo modo è molto utile quando siamo sul bagnato, è più sicura e abbiamo meno possibilità di slittare con la moto. Adesso ve la faccio vedere mentre accelero. La moto accelera veramente piano. E questa è la prima mappa adatta per i terreni viscidi e soprattutto quando piove. Adesso io ho messo la mappa Easy Rider. Questa mappa invece aumenta un po' di più la potenza, cioè l'apertura della farfalla sull'acceleratore, ma è sempre meno potente rispetto alla mappa normale. Questo è utile per quando vai a fare le passeggiate, andate a fare le passeggiate con gli amici o siete in città senza dover fare grosse accelerazioni. Aiuta la moto a essere più tranquilla e aiuta anche a diminuire i consumi della benzina. Nel frattempo c'è mia mamma qua davanti. La salutiamo. Adesso invece metteremo la mappa, diciamo, normale. Questa è come la moto standard praticamente, come l'avete comprata al concessionario, che praticamente non cambia niente, la potenza rimane come uscita dalla fabbrica. Adesso invece proveremo la mappa Freedom. La mappa Freedom aumenta un po' la velocità di apertura della farfalla, quindi la moto è ancora più allegra, più performante. Proviamo a dare un po' di gas. Come avete sentito, la potenza del motore aumenta anche diciamo, la velocità nel raggiungere certi tipi di velocità. Naturalmente con questa mappa qui i consumi aumentano. Adesso invece ragazzi è arrivato il momento di provare la mappa Anarchy Mode. Questa è praticamente
se la moto fa 200 e ci mette 20 secondi per arrivarci, in questo modo la moto ci arriva, non ti dico la metà del tempo, ma quasi, ed è molto, veramente molto paurosa. Dobbiamo stare attenti a quando abbiamo il gas. Adesso la inseriamo e proviamo. Eccoci qua in Anarchy Mode. Adesso troviamo un dritto e la proviamo. Spalanchiamo il gas e vediamo il suo effetto. Mamma mia, il gas praticamente è come un gas rapido, praticamente la moto praticamente prende subito, è una figata pazzesca, ragazzi, ve lo assicuro. Adesso lo rimetto in modalità easy rider perché siamo in un punto dove dobbiamo andare piano. Vi assicuro che questa è una vera rivoluzione per le Harley Davidson. Vi dico per la Harley Davidson perché per la Harley Davidson non ci sono, non c'è un tipo di mappa del genere. Le troviamo sulle Ducati, le troviamo sui KTM, sulle sportive, ma sulla Harley Davidson non c'è. Vi assicuro, ragazzi, che è molto molto utile. Ora questo mi sta venendo addosso. Ha la possibilità di selezionare la mappa che vuoi per qualsiasi tuo modo di guida, e Anarchy Mode veramente è divertentissimo. La moto prende subito, non ha lag nel prendere velocità, veramente fantastico. Adesso comunque mi fermerò e vi farò un video per vedere da vicino la mia moto e da vicino il dispositivo, e poi vi lascerò il link dove troverete il canale Instagram di Salva HD, troverete il sito di Salva HD e anche il link per il suo canale YouTube per vedere anche la sua spiegazione, che spiega molto bene il tipo di mappatura che fa questo dispositivo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Eccoci qua, abbiamo fatto la prova della mappa di Salva HD. Vi ripeto, tutti i link in descrizione del video. Che dire, la moto diventa pazzesca, soprattutto in Anarchy Mode. Quando dai il gas, acceleri, la moto diventa veramente cattivissima. Vi assicuro che questo è veramente una rivoluzione per queste moto. Dovete provarla. È possibile fare anche un test ride. Se andate sul sito, andate lì, c'è la mappa dei concessionari che vendono questo accessorio e potete prenotare un test ride per provarla con mano. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande da farmi, potete scrivere qui nei commenti del canale, e ci vediamo al prossimo video. Vi lascio al video cinematic della mia moto.